siamo rientrati dal terzo quarto, ma assolutamente, assolutamente inaccettabile il rientro in campo. Devo essere sincero, innanzitutto davanti a una squadra del genere, una prestazione del genere, quella di Capodorlando, non bisogna mai far mancare i complimenti e riconoscere i meriti di chi gioca meglio e non l'ha fatto solo con noi, ma lo sta dimostrando lungo tutta una stagione, anche come dire, con diverse vicissitudini. Penso sia la squadra che ha subito insieme agli Esi più infortuni, soprattutto in giocatori molto importanti. Quindi questa premessa è d'obbligo e non è di circostanza. Quando si giocano contro squadre del genere, di questa qualità, di questa esperienza, di questa profondità, bisogna giocare una partita di disciplina, di attenzione, limitando gli errori, e nel terzo quarto questa attenzione è completamente mancata. Devo essere sincero, sono un po' amareggiato per il rientro del terzo quarto perché sinceramente pensavo fossimo in condizione di giocare la partita alla pari, che potesse essere meno 8, meno 10, insomma, contro una squadra del genere non vuol dire essere in vantaggio per forza. Quindi, come dire, se neanche io sono capace di leggere, come dire, dentro la mia squadra, come dire, il primo responsabile sono assolutamente io di un rientro dagli spogliatoi di quel genere. Oggi guardando Sky Calcio, Costacurta ha detto una grandissima verità. Ha detto: sono convinto che gli allenatori più o meno, cioè che il ruolo dell'allenatore non sia così importante. E quindi rispetto a quello che mi stai chiedendo, non ho nessun tipo di merito. Ho parlato con Mace, l'unica cosa che posso aver fatto, mi sono un po' chiarito con Mace all'inizio della partita, gli avevo chiesto determinate cose, un po' l'ho liberato, ma poi ne abbiamo parlato anche alla fine e non è stato sicuramente merito di quella chiacchierata. Beh, diciamo che sì, che nel terzo quarto siamo stati molto precisi in attacco e molto concentrati in difesa, che quello che io dai miei giocatori esigo è che tante volte, quasi sempre riescono a, per una condizione fisica che li supporta, riescono a regalarmi. E a regalarsi chiaramente. Ogni tanto succede che magari viene un po' a mancare, anche perché rispetto alle ultime partite ci sono state problematiche diverse da quelle che siamo abituati ad affrontare di solito, cioè due partite in 2 giorni. Beh, Rudy, devo fare complimenti a lui, ma devo fare complimenti a tutti oggi, però non voglio dimenticarmi di spendere 2 parole per Rudy. Basso ha giocato una partita di chiaramente di enorme intensità. Per esempio è stato importante nel terzo quarto quando noi siamo andati sopra, poi aveva avuto questo minuto di sbandamento dove loro hanno fatto, se non sbaglio, un parziale di 8-0. Lui è entrato e ha risistemato le cose in difesa. Soragni ha dato quella continuità sbagliando niente in attacco e continuando a difendere su Casella, soprattutto molto bene all'inizio. Casella, se non vado, non ha fatto, ha fatto un tiro solo, e questo, ragazzi, va letto bene, ecco, cioè non È è. un tiratore principe Sì, di Vero. poco fa qui vicino proprio mise 9 bombe, quindi insomma l'averlo limitato fin dall'inizio è stato molto merito suo. Nicevic, pur avendo fatto 8 punti, ci ha abituato clamorosamente bene. Mace l'abbiamo detto, Arci l'ha detto Remondino. Mi dispiace non aver fatto giocare Ciribeni, sono contento che Busco abbia segnato. Anche se Patese non se lo merita, sto scherzando. Il prossimo a giocare per Capodanno di Patti sarà il figlio di Arci, chiaramente, perché è nato a Patti. Rudy è stato l'ennesimo acquisto oculato, diciamolo così, perché sono stufo di fare complimenti a Pepe Sindoni. Non perché non mi piaccia farli, perché sennò non assumono, perdono l'importanza che invece io, a cui invece io voglio dare. E l'ultima parola, lasciatemela spendere per il mio bimbo portannese, totalmente, migliore in campo di gran lunga. Niente, un rapporto un po'. È un rapporto un po'. Forse è sicuramente quello che alleno da più tempo, anche perché l'altro è Benevelli, ma è stato
fuori spesso o ogni tanto è stato fuori, quindi sicuramente Marco è quello con cui io sono più per certi versi legato da questo punto di vista, perché lo sento un po' più mio. Forse ogni tanto sono troppo coinvolto da questo fatto qua, ma sono convinto che quando non riesce a esprimere, almeno questa è una convinzione mia, quando non riesce a esprimersi ci sia tanto del mio in negativo. Però ci tengo e sono contento che abbia giocato molto bene.